posto. Sono in scena. Allora, signori e signore e signore, io mi scuso perché un mio amico mi ha fatto notare che tutti i disegni rappresentano uomini. E si vede che io ho questo odio per le donne, io non lo so. A teatro parlo sempre. Una mamma difficile, non lo so. Però è andata così. Volevo rendere più piacevole questo incontro, sono contento che c'è tanta gente, non me l'aspettavo, perché complice il tempaccio, perché il livornese ti va nel culo se c'è il sole, e va a Castiglioncello. Quindi ci siete, allora, nel Covid io per non morire proponevo all'organizzatore lo spettacolo serale di cabaret, che vi devo confessare, ora mi sta anche un po' rompendo i coglioni perché faccio sempre le stesse cose, non scrivo niente, mi sono fermato nel cabaret anche perché i giovani mi possono dire, dai giovani, vengo qua, ragione, possono dire che il linguaggio del cabaret sta morendo, è un linguaggio che sta morendo. Ve lo anticipo io. Nel teatro invece sono andato avanti, ho fatto gli spettacoli che mi piacciono, continuo a farli, eccetera, anche se ora col Covid è un casino. Cosa succede? Succede, però mi sono perso, cos'era? Durante il Covid, per riempire la giornata, io arrivavo, invece di arrivare la sera nel giardino, nel parco della cittadina genovese, fare lo spettacolo, proponevo all'organizzatore una biblioteca, una libreria dove leggevo poesie, che si chiama Poesie nude, crude e senza musica. Scagliandomi contro queste babbione che su internet si dedicano alla poesia e rovinano completamente le poesie, ci mettono la musica smelensa, addirittura fanno il video mentre c'è la voce calda con le pause. Il poeta ci ha messo dei mesi, degli anni per equilibrare le parole e queste stronze rovinano tutto. Bravo! Applauso! Andate a vedere la lettura di scusate, c'è Sgarbi. Sgarbi? Ho già iniziato. Ma ti muovi? Ma che alla vasca? Sono almeno grano, hai capito una sega? Vieni, corri, corri. Capra, se non capisce una sega. È andato alla vasca. Va. Addirittura fanno i video, quindi c'è la voce dell'attore, la musica che fa cagare, che sottolinea la solitudine, ci sono i video. Giro di tempo, voi andate a fare. Vieni qua, almeno grano, almeno grano. Via Marradi, che numero è? 66. 66. Marradi. Dove vive? Qui c'era Veneziani, vi ricordate Veneziani? Sì. Ora spengo. Addirittura in certi video, molti video, mentre quello legge c'è il gabbiano. Si vede il tramonto e il gabbiano che vola al rallentatore. Ecco, lì noi dobbiamo entrare con il calamico. Lì noi dobbiamo dare guerra a questa gente che porta la poesia, che è già un'arte difficile ora, considerata pallosa dai giovani, nel peggior modo possibile immaginare. Allora io, che sono un combattente, un Marines, ho detto, io voglio fare il contrario, faccio il frullatore delle poesie, non c'è nessuna cronologia, non sono citati gli autori, sono parole belle scritte da famosi, non famosi, vivi, morti, che stanno così e così, sono delle poesie di età. E cos'è la bellezza di questa pandemia? È una performance molto newyorkese, me ne rendo conto, sono stato a New York due volte, forse mi ha influenzato, ma questa cosa ha un discreto successo perché la gente, io naturalmente furbamente la scremo perché in una libreria non ci viene quello,
Dybala, Dybala sapeva già tutto del virus, eh? Va bene. L'ho inventata ieri. Quindi bando alle ciance. Il giovane, c'è qualche giovane qua? Purtroppo. Io non ho. No, non c'è. C'è un giovane. C'è un giovane. Io, ecco sì. No, giovane non ce n'è. Il più giovane è il Fiaschi. Te fai tutto il virus? Una donna. Ah, lei. Oh, non mi vedo perché sono donna. Quanti anni? Fa 24. È ufficiale, c'è un applauso alla giovane vera. Ah! Te quanti ce n'hai, Fiaschi? 28. 28? Quella camera. I giovani. Il giovane cresciuto con l'iPhone è entrato in un meccanismo perverso, ovvero la noia che uccide i circuiti cerebrali, nel senso che se il giovane vede una scritta che oltrepassa, c'è scritto continua, quel continua vuol dire noia, non lo fo, devi stare qui dentro. Allora io ho detto, allora vi frego, io sto qui dentro. Il mondo ora è raccontato in una paginetta nello schermo del telefonino. Hanno deciso così per motivi economici, non certo per motivi ideologici. È così, loro purtroppo sono nati, cresciuti dentro quella paginetta, quindi la noia è lì. Noi potevamo passare dei pomeriggi a Tirrenia rompendoci i coglioni, ma non provando quel ah, mi sto annoiando, no, mi sto annoiando, quasi con serenità. Loro devono fare sempre qualcosa, no? Sono multitasking. Ora, quindi io ho preso delle poesie, non me ne frega un cazzo di chi l'ha scritte. Se sono belle, se sono brutte, a me piacciono, l'ho selezionate io, e stanno in una paginetta, stanno scritto là, una paginetta, non vi annoio, state tranquilli. Poi vi annoierete, e allora io ho queste scamotage. Appena vedo le facce annoiate, vi leggo quelle cortissime, così non mi rompete i coglioni, stronzi. Oh, allora. E incomincerò con, per esempio, c'è, questo non lo cito perché è un mio collega che fa il comico, però è molto forte, lui è un cinghiale, maremmare, è del nord, però per me è nato in Maremma, è fortissimo, scrive cose molto potenti e laggiù nel paesino, non mi ricordo, in Liguria, ha avuto un grande successo, queste signore lo volevano, tutti volevano le sue poesie, i suoi raccontini, e io le ho dovute regalare, le ho dovute ricopiare, addirittura alcune facevano le foto. Posso fare una foto? A una gliel'ho dettata. Follia, follia. Vabbè. Attenzione, la metropolitana è un oggetto. Venite qua, prendete via. Grazie, siete stati troppi. La metropolitana è un posto banalissimo, lo viviamo tutti quando andiamo a Milano, andiamo a Torino, ed è il posto più banale. Questo qui è riuscito a scrivere 8 righe molto forti, tema la metropolitana, questa è potentissima. Senti, farò anche un po' la voce perché vi voglio un po' incuriosire, quasi lo imito. La metropolitana lo aveva colto e lanciato nel sottosuolo come una freccia. Non gli era mai importato di nulla, ma trovarsi su di una cosa così veloce e di ferro gli aveva stuzzicato l'anima. Era ignorante come la merda e senza una cultura che lo nutrisse di ambizioni, ma quella corsa pazza gli aveva pompato nel cuore desideri da cavallo. È bellissimo. Bravo, lui. Sempre lui, potente. Era di notte, faceva spettacolo attraverso un passo nel bosco, di notte, solo, questa macchina, un po' di paura, un po' di tensione, scrive questa cosa. Stanotte, di ritorno da Livigno, mentre superavo il passo della Forcora, mi sono trovato per qualche istante con l'anima spalancata
e ho pensato che se un Dio voleva parlarmi non poteva scegliere un momento migliore. Allora ho biascicato un pensiero di gratitudine verso l'infinito, chiedendo un cenno, ma senza pretenderlo. Pochi minuti dopo, un poderoso cervo maschio si è parato davanti alla mia auto e poi in un sol balzo è sparito nel bosco. Ora io so che appartengo alle foreste e alla solitudine. Vai via, secondo penultimo, va via per primo. Ne conosco questo, sai. Le conosciamo. Buonasera, ciao Paolo, ciao. Ciao, ciao. Questa è mia, ma non ve lo dovrei dire, naturalmente è surreale, quando sentirete cose surreali sono mie, io sono nato come Obelix in una pentola di surreale. Lui si chiamava Drive, lei Intercapedine, si erano conosciuti in una lavanderia automatica, fuori tuonava, lui l'aiutò a riempire il cestello, lei no. Mentre aspettavano, lui la invitò a casa per un tè speziato, lei senza rispondergli entrò vestita in un oblò di una lavatrice libera e sparì per sempre. Oh, qui si va sul poetico, qui abbiamo un architetto, quanti architetti abbiamo stasera? Uno. Quanta ignoranza. Io sono geometra. E allora non lo dire. Questo è di Cremona, un amico di un mio amico molto intelligente, lui insegna, quindi ha contatto con i giovani, è molto delicato, scrive sempre molto, come usasse l'acquarello, scrive acquarello. Immaginate con gli occhialetti, esile, due bimbi, la moglie carina, ha fatto un quadretto bellissimo. Lui ogni tanto scrive queste cose. Dopo aver risparmiato durante l'inverno si era comprato un megafono in saldo. Ci teneva parecchio a diffondere alcune certezze personali, tra cui le nuvole sono UFO, le gocce di pioggia alieni, siamo continuamente sotto attacco, soprattutto in autunno, quando nevica significa che vengono in pace. In pace. Lei si è mossa proprio durante la poesia, avete notato come si è creato un disequilibrio, purtroppo siamo in piedi, ma durante la lettura non, l'autore doveva fermarsi, farsi licenziare. Attenzione, qui è sempre l'architetto e qui dà un tocco di fioretto, quell'altro è sciabola, no? Questo è fioretto, è all'aeroporto, fregio LED pseudo-ionico, sono gli aerei quando partono, no? Ionico, quindi ci sta che devo andare in Grecia, ma non è importante. Telefono a lei, sono di buona famiglia, sono ricchi, devono andare in vacanza. Silenzio per favore in città. Questa città comunese è meglio. Vai a parlare in casa. Pronto darling, sono qui agli arrivals. Sai, stavo pensando a quel nuovo set di valigie rigide, poi nel fregio LED pseudo-ionico ho visto scorrere un appello decisivo, l'ego è un bagaglio pesante, pensaci tu ad annullare l'ordine, procuriamoci invece due foulard mascati, svolazzanti, blu avio, tono su tono, che per sempre conserveranno lo spirito e i colori della traversata. Bella. Su questo pianeta hanno creato, senza chiedere, il mare, il brulichio al mercato, le nuvole che scappano, le colline d'erba nel silenzio tra i grilli, la donna, l'amore, la possibilità di perderlo, il vento, l'acqua raggia, la voglia di viaggiare, dimenticare e camminare e altro ancora, comunque da vivere. E ora andrei, visto che siete in piedi, questa è un poeta che ha vissuto di poesia, non lo conoscono in tanti, forse il signor Diara si dice.
Il poeta c'ha questo fardello, il sole, i capelli di lei, belli come il come, c'è questo come che martella la mente del poeta. Possibile, devo sparare sempre questo come? Un giorno. Allora, questo qui, che non vi dico il nome, che è morto, è di Luino, riesce ad aggirare l'ostacolo rendendo transitivo un verbo che non è transitivo. Un genio! A me ha colpito molto questo, i primi versi. Il tuono spazia un rumore di cavalli lanciati sui monti, sui muri degli orti, tempo d'acqua che torna randagio. Il sonno intorba i pagliai, il silenzio cresce nel petto e dopo lo scroscio la terra è rossa e sui dorsi di rupe il sasso si stria ed il fango è un tramonto che tutto l'anno ci dura negli occhi. Non te l'ho detto, la cercavo, non veniva a cazzo, vi devo stimolare, dovete andarvela a cercare. Questo è uno che vive a Bisacce, è di ora, è famoso, sta facendo un sacco di spettacoli, addirittura sta sostituendo noi comici, il poeta che sostituisce i comici, è pazzesco. Chi l'avrebbe mai detto che un virus poteva portare alla sostituzione di un comico popolare con un poeta? È una cosa meravigliosa. E lui scrive molto bene, ha un'ironia, viene dall'Abruzzo. Al mio paese, accanto al cimitero, c'è il vecchio campo sportivo. Oggi, mentre camminavo, pensavo che potevo prendere un morto alla volta e fargli fare un giro di campo. Ho cominciato con mia madre, gli piaceva stare al sole, mi ha chiesto di avere un coltello per raccogliere un poco di verdura. Poi mi sono fatto un giro con Nicola, il barbiere, non ha detto nemmeno una parola, era sorpreso che fra tanti morti avessi pensato a lui. Per ultimo ho preso per mano Tonino De Carlo, abbiamo parlato come sempre del suo vecchio amore, la figlia del macellaio. Tonino era smanioso come fu da vivo, mi ha detto di andare più piano, che non voleva sudare. Io la trovo bellissima. Questa è una donna, penso dell'est, questa è meravigliosa, questa, ora voi proverete un'emozione epiteliale, perché quando senti una cosa bella senti il brividino, no? È ora spero di non rovinarvelo. Questa è una delle più belle che amo in assoluto. Vi posso solo dire, intridere, io non l'ho mai usato in vita mia, che non fosse un prodotto per la casa, ma voi sapete cosa vuol dire intridere. Chi è che non lo sa? Io. Dai, assolutamente. Io non lo so. Alza la mano. Non c'è niente. Un amore che finisce, un grande amore che finisce. E questa ne parla, ma un grande amore che finisce, non un piccolo amore, un grandissimo amore che finisce. Sono venuta a Parigi per dimenticarti. Tu, ma tu ostinato, me ne intridi ogni spazio. Sei la chimera orrida delle gronde di Notre Dame, sei l'angelo che invincibile sorride. Ma veniamo a un accordo. Lasciami il giorno per guardare, leggere, sprecare il tempo, divertirmi, escluderti. Notti e sogni, d'accordo, sono tu. È bellissima. Non conosco. Questa è più moderna di tutti i giorni. E poi ci sei tu in rima breve con i tuoi occhi scarlati, la tua camminata che pende da una parte, il tuo sguardo improvviso intralice che si pianta nel mio e mi uccide, la twingo che non ti parte, il piumone che non entra in lavatrice, le anime nere che hai dentro da sistemare per la notte e la tua pelle che secondo me continua a essere ancora perfettamente adattabile alla mia. Ora vi vado a leggere l'ultima, quelle corte, ce n'è una bellissima, che è bellissima, vi leggo le ultime due. Una. Questo è sempre quello forte, il cinghiale. Se il mondo avesse taciuto, non sarebbe successo nulla. La morale lo aveva trasformato in un porco. I muri lo avevano reso acrobata. La polizia, un ribelle. Quanto è corta?
dite, bella, bella. Bello, bello. Al supermercato, lo abbiamo rimasto in macchina, credo si riferisse all'italiano. Ruttavo anche davanti a un tramonto, aprivo le birre coi denti e prendevo a calci la mia Harley se non partiva al primo colpo, ora lavoro alla Folletti. Questa è l'ultima che vi racconto, e qui la penultima. Questa è Checco, uno che scrive, che fa l'infermiere di Modena, non c'entra un cazzo la scrittura, secondo me è bravissimo, e scrive questo. Da piccolo voleva fare l'astronauta, poi una vita vissuta senza capirci un granché, consolato dall'idea di qualche dio nascosto, morì con la faccia nelle stelline in brodo, oltre il fondo del piatto non c'era un cazzo. E l'ultima è una donna, e sono contento di chiudere con una donna, Epitafio, una storia d'amore bellissima, muore lui o muore lei non importa, l'altro, ancora vivo, scrive sulla tomba dell'amata, o amato. Cercami nelle parole che non ho trovato. Grazie. Funziona, no? Musica, musica. Maestro, maestro.